di questo argomento, che ovviamente è l'argomento del giorno, ne parliamo con il nostro primo ospite, che è Paolo Balduzzi, editorialista del Messaggero, nonché membro della Voce.info, che raccoglie alcuni dei migliori economisti italiani e internazionali. Paolo, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Senti, c'è ovviamente il web, poi è una brutta bestia, nel senso che siamo 60 milioni di allenatori, ma anche 60 milioni di presidenti del Consiglio. E tra i commenti che arrivano e che mi strappano anche più di un sorriso, c'è questo, e cioè scegliere Draghi è come far entrare Ronaldo quando sei sotto 3-0 e mancano... diciamo così, 2 minuti alla fine della partita, quindi all'89esimo fa entrare Mario Draghi o Ronaldo come si vuole, e quindi insomma sostanzialmente lui sarà anche la persona contro cui poi maggiormente la gente si rivolgerà in maniera così, insomma gli tenderanno a dargli la colpa perché non è riuscito a risolverla con 3 gol in 2 minuti. A te la parola, dimmi cosa ne pensi di questa uno dei tanti commenti che si leggono sul web, e in generale insomma che cosa ti aspetti a questo punto da questo incarico? Innanzitutto sono proprio curioso di vedere quali sono e soprattutto in che modo le forze in Parlamento sosterranno il progetto di Mario Draghi, presidente del Consiglio. Mi sembra che dal punto di vista del Partito Democratico ci sia grosso entusiasmo. Il Movimento 5 Stelle mi sembra contrario o probabilmente spaccato. È molto interessante vedere anche quello che succederà nel centrodestra. Sicuramente ci sarà il sostegno di Forza Italia, probabilmente anche della Lega. Bisognerà vedere se Fratelli d'Italia si smarcherà un pochettino oppure no. In realtà, per riprendere la metafora di Ronaldo che entra all'89esimo, visto il consenso che sta raccogliendo Mario Draghi in questo momento, sembrerebbe da dire che tutte e due le squadre in campo, no? Quelle che di solito si oppongono, sono d'accordo per far entrare Ronaldo. Dopodiché probabilmente ognuna delle due squadre vorrebbe che Ronaldo segnasse per la propria squadra. Perché così la figura è indiscutibile, naturalmente ha un profilo istituzionale elevatissimo. Bisogna vedere quali sono gli spazi che gli lascerà la politica e soprattutto per quanto tempo gli lascerà questi spazi, perché io credo a questo punto che sia piuttosto probabile un incarico la fiducia a Mario Draghi, visto che l'incarico l'ha già ottenuto. Naturalmente la legislatura ha davanti ancora un paio d'anni di durata. Non credo che le forze che sosterranno Mario Draghi adesso siano disposte a tenerlo in vita, questo governo, per i prossimi 2 anni. Quindi molto dipenderà dalle condizioni che i partiti metteranno, e penso che le condizioni riguarderanno anche la durata di questo governo. Devo essere sincero, apprezzerei di più una condizione esplicita. Per esempio Salvini in queste ore l'ha già detto, per lui va benissimo un governo che faccia le cose straordinarie da fare adesso e poi a maggio si va a votare, quindi pone un termine esplicito. Al contrario, invece, mi dispiacerebbe un termine messo, ma in maniera molto implicita, che è un po' quello che ha fatto vedere Renzi con il governo Conte. Gli ha dato il là, di fatto è stato il protagonista della nascita di quel governo, ma sostanzialmente si è visto poi che stava aspettando il momento migliore per farlo cadere. Che idea ti sei fatto anche del discorso che ha fatto Sergio Mattarella? Sergio Mattarella ha detto: serve un governo di alto profilo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire
che semplicemente insomma, si è espresso come un capo dello Stato deve fare, quindi insomma, cercando di mantenere equilibrio e cautela un po' su tutto quanto, o insomma, era nascosto un messaggio come a dire questo vuol dire che insomma, quello che doveva essere il Conte Ter, ma forse anche il Conte Bis, non lo era. Insomma, un messaggio implicito non lo era, non lo è stato. Un messaggio implicito, secondo me, secondo te c'era oppure no? Guarda, non sono un quirinalista, quindi non sono in grado di decifrare precisamente le parole del Presidente della Repubblica, che però non sono mai scelte a caso. Mi sono fatto esattamente la stessa domanda. Che cosa vuol dire che serve un governo, un esecutivo di altro profilo dopo degli esecutivi esistenti, che quelli precedenti non erano all'altezza, che quello che si prospettava e che è stato prospettato dalle consultazioni di FICO non era all'altezza? Secondo me sì, forse un messaggio di questo tipo è anche possibile. D'altro canto, Mattarella parlava al nostro paese, ma parlava anche alla comunità internazionale, soprattutto quella europea, che sta seguendo naturalmente le vicende politiche dell'Italia, e quindi si rivolgeva anche a loro dicendo sostanzialmente: mi prendo io la responsabilità di garantire quello che secondo me è il massimo possibile in questo momento per il nostro paese. Quindi forse voleva tranquillizzare in maniera un po' formale, un po' retorica, anche gli osservatori stranieri. In tanti sottolineano il fatto che sarà, se andrà appunto a ricevere la fiducia, come dicevi, un governo tecnico diverso rispetto a quello visto con Mario Monti, nel senso che Monti fu chiamato a tagliare sostanzialmente, mentre Draghi è chiamato a spendere bene, ecco, molto semplificando la situazione. Ma è davvero così? Perché comunque ci sono varie situazioni che dovrà affrontare, quota 100, la questione delle immigrazioni, i ristori immediati. E quindi dove andare a cercare i soldi, ci sono anche il blocco, c'è anche il blocco dei licenziamenti da gestire, insomma, a fine marzo scade il blocco, poi c'è anche insomma, il MES, prendere o lasciare, per cui è davvero così, insomma, dovrà soprattutto decidere come spendere o la visione dovrà essere più ampia e quindi potremo anche prepararci, come dire, a scelte poco popolari come quelle che venivano così definite, prese dal governo Monti, vedi insomma la riforma delle pensioni, Fornero, eccetera, eccetera. Guarda, io ho pensato, a me sono venuti in mente due governi cosiddetti tecnici, quelli che posso, che l'età mi permette di ricordare, che sono il governo Amato Sì. e il governo Monti, appunto. Sono tutti e due governi molto simili nella loro genesi, se vogliamo, fatti apposta per prendere delle decisioni impopolari in un momento di grosse tensioni monetarie nel 92 e economiche di bilancio nel 2011. Qui la situazione a me sembra completamente diversa, mi sembra anche un esperimento interessante quello di vedere un governo, chiamiamolo tecnico per utilizzare una parola che utilizzano tutti, anche se non mi convince tanto, alle prese invece con un budget che è decisamente superiore non solo a quelli che avevamo nel 2011 e nel 92, ma anche a quello degli ultimi anni, un budget in cui non ci sono vincoli di bilancio, un budget in cui ci sono prestiti che si possono sottoscrivere a condizioni molto vantaggiose e anche trasferimenti di verso decine di miliardi da spendere e sono trasferimenti a fondo perduto. Il fatto che possa prendere decisioni impopolari, secondo me, è legato proprio alla durata del governo. Cioè, innanzitutto questo governo qua credo che debba mettere mano al recovery plan, mandare un programma all'Unione Europea che convinca i nostri partner, quindi chi eroga, come dire, chi apre il rubinetto dei fondi, che sia da garanzia al fatto che questo programma poi venga realizzato. E questo è lo straordinario, per utilizzare le parole di Salvini. E invece l'ordinario poi diventa anche la gestione delle cose più antipatiche dal punto di vista elettorale da gestire. E a quel punto io non lo so
se il governo continuerà ad avere il consenso che potrebbe avere in questi primi mesi, perché fin quando c'è da spendere, da elargire assistenza, ma anche da fare investimenti, è molto più facile sostenere un governo straordinario. Quando invece bisogna tagliare delle spese o tagliare dei privilegi o mettere le mani, come si dice, nelle tasche dei cittadini, molti meno deputati e senatori vorranno prendersi la responsabilità di sostenere un governo di questo tipo. Idealmente il governo dovrebbe fare anche queste cose qui, perché nelle condizioni di ottenimento dei fondi europei, ma anche nell'impegno che ci siamo presi ormai da parecchi anni di riduzione del debito che dovremo prima o poi riaffrontare, ci stanno tutte queste cose. Quindi la riforma della burocrazia, la lotta all'evasione che non piace assolutamente al centrodestra e soprattutto a Salvini, e così via, la riforma delle pensioni, o meglio la stabilizzazione della riforma delle pensioni, un altro argomento che è particolarmente indigesto al centrodestra. Perché faccio riferimento al centrodestra? Perché mi sembra evidente che questo governo, senza i voti del centrodestra, non può stare in piedi. Se sarà un governo che prende 4-5 voti in più della maggioranza assoluta, non so se valga la pena di farlo nascere. Senti, due parole anche sulla reazione ovviamente dei mercati finanziari. Non alludo ovviamente alla seduta in corso oggi, che evidentemente è frizzante, insomma, Piazza Affari è arrivato a guadagnare fino al 2,5%, ma insomma mi riferisco anche magari più nel breve, lungo periodo, a livello di tassi di interesse, di spread. Questo significherà insomma una reazione generale e continuativa positiva da parte, dei mercati, se appunto sarà Mario Draghi, che ricordiamo è anche l'uomo che ha salvato l'euro, quantomeno è così che viene definito, oppure insomma sono reazioni, sono fiammate legate al momento e che poi si vanno così insomma a spegnere in qualche modo e il percorso, il cammino insomma dei mercati prosegue, seguendo insomma altri market mover, diciamo così. Ma ancora una volta dipenderà tutto da come si presenterà Draghi in Parlamento, dall'ampiezza in senso programmatico, in senso temporale del suo mandato. Adesso l'euforia è naturalmente legata probabilmente a questa nomina, a questa personalità. In generale c'è una tendenza non negativa anche nei nostri confronti da parte dei mercati nelle ultime settimane. In fin dei conti stiamo passando attraverso una crisi di governo in un momento molto delicato che non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista della fiducia dei mercati. Quindi direi che questa nomina, questo incarico si inserisce in un contesto già particolarmente favorevole, ma come tutti i cittadini in quanto elettori e investitori, quindi mercati, sono alla finestra per vedere poi la prova dei fatti. Questo governo Draghi che cosa ci porterà? Siamo dunque in attesa di sapere insomma quali saranno le figure a cui Draghi dovrà rivolgersi per creare appunto un nuovo esecutivo. Come dire, altre battute, altri meme, altri messaggi insomma che spopolano sul web è immaginarsi Mario Draghi davanti a magari con Sergio Mattarella che gli dice: prego, ti presento, le presento Lucia Azzolina, Luigi Di Maio, Rocco Casalino, Alfonso Bonafede, che sono tutte persone che hanno governato, che insomma hanno lavorato con chi ha governato e soprattutto sono stati comunque scelti, no, dal voto e quindi in linea di massima dalla democrazia. Poi adesso sto semplificando molto, non è che il popolo vota un nome e questo nome governa. Sappiamo che ci sono le coalizioni, se no avremmo visto Bersani governare quando teoricamente vinse le elezioni che videro il Movimento 5 Stelle per la prima volta presentarsi come partito. Tutto questo per dire, insomma, Draghi avrà a che fare con questi personaggi e
per certi versi molto spesso criticati anche per de alcune decisioni, vedi i banchi a rotelle, e che quindi per qualcuno andrebbero, come dire, messi da parte, dall'altra sono comunque figure scelte attraverso l'elezione, attraverso la democrazia, il voto. Insomma, è una situazione, diciamo così, complessa, cioè siamo proprio davanti a un fallimento da parte di chi è stato scelto dalle persone, dagli elettori, e adesso va fatto in modo che qualcuno metta qualche cerotto, anche perché se si andasse alle elezioni anticipate, ci troveremmo di nuovo davanti a un problema di contenimento di un contagio potenzialmente nucleare, insomma, con gli assembramenti che si vanno a creare insomma, alle urne durante i voti. Sì, metteranno le urne elettorali a rotelle, eviteremo battute a parte. Allora, io penso che da questo punto di vista la figura di Draghi sia ulteriormente la figura ideale, nel senso che ha una grandissima esperienza anche politica, non è stato un leader politico come ce l'immaginiamo noi, no? Capo di partito, però da presidente della BCE ha avuto a che fare con i responsabili, cancellerie e delegati in seno al Consiglio della BCE di tutti i paesi dell'Unione Europea, e sappiamo benissimo, perlomeno chi osserva un po' le dinamiche politiche all'interno dell'Unione, che ci sono posizioni molto diverse, e lui è stato in grado, nonostante tutto, di barcamenarsi, direi in maniera più che soddisfacente, all'interno di queste posizioni diverse. Quindi questa capacità politica o diplomatica, come la vogliamo chiamare, ce l'ha ed è la persona giusta, a differenza magari di altre persone, altri nomi di cui, che sono stati fatti, penso a Marta Cattabia o ancora a Carlo Cottarelli, che forse questa esperienza, nonostante lo standing comunque elevato, non hanno. Io notavo anche questo, che sarebbe molto interessante fare anche una ricerca nel passato per vedere fino a che punto lo stesso Parlamento è riuscito a dare vita a dei governi diversi, cioè c'è sempre stata molta instabilità nel nostro paese, naturalmente, ma all'interno di questa instabilità il Parlamento comunque arrivava a dei rimpasti, poteva cambiare anche il Presidente del Consiglio, ma la maggioranza era più o meno sempre la stessa. Questo Sì. sarebbe il terzo governo votato dallo stesso Parlamento, con probabilmente una terza maggioranza ulteriormente diversa. Proviamo a immaginarci questo scenario, no? Un governo a parità di elezioni, perché sempre le elezioni del 4 marzo 2018 sono, il Parlamento è riuscito a sostenere un governo con parte del centrodestra, il Movimento 5 Stelle, poi un governo con Movimento 5 Stelle e centrosinistra. E ora probabilmente ci sarà un governo in cui ci saranno centro-sinistra e centro-destra o parte del centro-destra. Non verrebbe da pensare che nella legislatura quasi tutti saranno riusciti ad avere un pezzo di responsabilità di governo alla fine. Credo che anche questa sia un'esperienza abbastanza unica, ma insomma, bisognerebbe fare una ricerca nelle 18 legislature per vedere se ci sono state ripetizioni, in questo caso molto particolare. Ricordiamo che il governo Draghi non comincerà subito a lavorare, deve avere la fiducia in entrambi i rami del Parlamento, quindi Camera e Senato. Fino a quel momento il governo uscente continuerà a svolgere, insomma, ciò che gli compete, insomma, per il disbrigo degli affari correnti, spiega qualche sito. E quindi si ritorna più o meno al Conte bis per certi versi. Tu, Paolo, che idea ti sei fatto? Cioè, Conte lascia come presidente del Consiglio dopo un lavoro, come possiamo giudicarlo? Insomma, è stato deludente, è stato un disastro, è stato positivo. Che idea ti sei fatto da questo punto di vista? No, è difficile, si rischia di essere anche molto ingenerosi nei confronti del governo, perché naturalmente un conto è valutare l'attività politica di un governo in condizioni normali, e quindi si dice in condizioni normali, se non riesci a fare niente, non sei stato all'altezza. Qui però le condizioni normali, almeno da un anno a questa parte, non ci sono. Non è che i governi stranieri siano contraddistinti per azioni molto migliori del nostro, non hanno contenuto il virus meglio del nostro, non hanno tenuto chiuse le scuole
meno di quanto abbiamo fatto noi, quindi è molto difficile valutare. Cerco, probabilmente in maniera non oggettiva, ma per il massimo che riesco ad essere oggettivo, mi pare che il governo non si sia mosso poi male all'inizio della pandemia, cioè nel pieno dell'emergenza. Mi sembra che dall'estate in poi invece si sia come un po' rilassato. Devo essere sincero, forse i ricorsi storici non è che piacciono particolarmente, ma quando Renzi ha staccato la spina a questo governo, a me è venuta in mente l'esperienza di Letta del 2013, perché Sì, anche Letta nel che quando 2013. Bersani non riuscì a trovare la maggioranza, insomma, ci si rivolse a Letta, il quale per poco riuscì in qualche modo a portare avanti un accenno di governo. Sì, scusami Paolo, ti ho interrotto. No, no, niente, però anche lì paradossalmente nei primi mesi quando c'era ancora Berlusconi, quindi una coalizione un po' più ampia a sostenere il governo, lavorò anche abbastanza bene. Poi da quando il centrodestra si spaccò, no, tra Alfano e Berlusconi, se mi ricordo bene, di fatto il governo finì di lavorare. Da settembre a gennaio io non mi ricordo grandi interventi, e a un certo momento Renzi colse l'occasione per staccare la spina. Anche in questo caso mi sembra che dall'autunno in poi non vedo un'azione di governo per cui penso che mi mancherà in maniera particolare. Detto questo, io sono tra quelli che la crisi in questo periodo se la sarebbe anche evitata. Certo, ultima domanda, perché chi insomma non vede di buon occhio questo governo Draghi se andrà a generarsi, è perché si muove probabilmente anche su luoghi comuni della serie bene, ok, facciamoci governare dai banchieri. Però al di là di commenti, ad esempio qui c'è un amico Angelo che dice dispiace per Conte, ma con Draghi sicuramente potremmo rialzare la testa in questa situazione, c'è chi teme che con Draghi sia certa la decisione, tu citavi il governo Amato, di una patrimoniale, che è un po' la tassa più odiata dagli italiani. Credi che questo timore sia lecito o non ha senso porsi domande come questa? Allora, secondo me non ha senso porsi domande come questa fino a maggio. E dopo maggio ne riparliamo, perché secondo me dopo la presentazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dopo avere strutturato, si spera definitivamente, il piano vaccinale, dopo aver messo mano anche ai meccanismi di protezione del lavoro, del redditi da lavoro, potrebbe ricominciare, diciamo, l'attività normale. In questa attività normale io francamente ci vedo e anzi spero, il Parlamento lo sta facendo francamente e lo sta facendo bene, Commissione Finanze. Sono cominciate le audizioni per la riforma dell'IRPEF, si parla di riforma del sistema tributario, ci sono 15 miliardi in 2 anni, 2022-2023, destinate alla riforma del sistema tributario, che vuol dire riforma dell'IRPEF, una riforma dei redditi, dell'imposta sui redditi, che preveda anche, magari a fronte di una diminuzione dell'imposta sui redditi, l'introduzione o la diffusione, l'implementazione di un'imposta patrimoniale, non mi sembra una cosa, come dire, da escludere a priori. Quindi da un certo punto di vista io mi auguro che ci sia anche quella riflessione all'interno naturalmente di un contesto di riforma generale del sistema tributario. Però torniamo sempre lì, come si diceva prima, adesso c'è da spendere dei soldi, facile stare sul carro di chi de deve spendere dei soldi. Quando i soldi saranno, diciamo, spesi, almeno sulla carta, e bisognerà mettere mano invece alle riforme importanti per il paese, io penso che in tanti si sfideranno e a quel punto lì bisognerà vedere se Draghi avrà ancora la forza di fare gli interventi. Insomma, per essere proprio espliciti, perché ho letto le dichiarazioni di Salvini di poco tempo fa, non mi sembra proprio che lui abbia intenzione di stare in un governo che aumenterà la pressione fiscale o introdurrà la patrimoniale.
Chiaro? Paolo Balduzzi, grazie per essere stato qui con noi, grazie a Paolo, editorialista del Messaggero e membro, insomma, della redazione della Voce.info. Buon lavoro e a presto! Grazie anche a voi.